Allora mi riallaccio innanzitutto all'ultima propria osservazione che ha fatto il presidente Maderlone. Innanzitutto credo che sia doveroso dire che cos'è il GAL, quindi da lì poi, anche come è stato in precedenza anche illustrato dalla dottoressa Di Napoli, quali sono le specificità del GAL e quindi qual è il valore aggiunto che può apportare un GAL, quindi il GAL piceno, così come tutti gli altri GAL che ci sono, nell'ambito di una programmazione. Innanzitutto, come abbiamo detto, il GAL opera su un'area territoriale individuata in base a delle specifiche che in questo caso la regione individua in base a delle caratteristiche economiche e sociali, e si trattano di aree rurali. Quindi una di quelle caratteristiche, che era anche uno di quegli aspetti, uno di quegli elementi strategici del leader, era proprio dell'approccio leader, è proprio l'area, quindi un'area omogenea, non molto grande, abbastanza determinata, con esigenze molto locali anche molto simili e territori simili, che propongono attraverso un GAL, come diceva Maderlone, che è il GAL, non è altro che soggetti pubblici e privati che hanno deciso di mettersi insieme, quindi costituire un gruppo di azione, quindi creare alleanza in questo gruppo di azione locale per fare che cosa? Per sviluppare una strategia che nasce appunto con un approccio che è un'altra specificità del leader, quale è appunto il bottom up. Quindi questi territori che si mettono insieme con questi attori locali decidono cosa può essere utile a quel territorio per migliorare, per portare degli indotti, per creare valore aggiunto. E questa strategia quindi che viene fatta non deve essere, quindi queste raccoglie il GAL, che cosa fa? Tra quello che abbiamo detto c'è una forte e molta intensa attività di animazione e sensibilizzazione, cioè operiamo sul territorio sensibilizzando e animando i vari soggetti locali per definire una strategia che dovrebbe essere quanto più possibile integrata perché chiaramente anche questo è un altro di quel valore aggiunto che ha il GAL, quindi che ha il GAL nella sua attuazione e nella sua gestione. Ad oggi non mi ripeto, questi sono degli elementi che il GAL ha e che ha attuato dal Leader 2 come iniziativa autonoma, ha sicuramente potuto sviluppare appieno questo tipo di approccio leader, proprio come metodo di lavoro, come metodo di condivisione, perché si parla del leader, ecco, ma non è altro che un metodo di lavoro. E così in quell'autonomia, perché se dal territorio emerge un'esigenza, abbiamo una necessità, il territorio ha necessità di sviluppare in base a quelle che sono state le progettazioni, in base a quelle che sono le scelte attuate dai vari attori locali, di portare avanti una strategia. Dovrebbe, il GAL, proprio con lo strumento del leader, dovrebbe attuarlo. Oggi siamo stati in qualche maniera, questo è un po' quello che è venuto fuori, che è emerso anche da questa analisi, penalizzati da un punto di vista nell'autonomia gestionale, in quanto ci siamo dovuti in qualche maniera scegliere nell'ambito di una programmazione regionale che è stata fatta, quindi nell'ambito di un PSR, nell'ambito di un asse 3, della misura 3 che ci è stata data, adattare queste tipologie di interventi a quelli che sono i territori. Quindi se andiamo a fare anche un esame un po' di quelli che sono i nostri PSL, chiaramente potrà variare, in base alle strategie locali, le percentuali di finanziamento che sono state destinate a un intervento rispetto ad un altro. Questo in base a che cosa? Chiaramente è una strategia che è nata dal locale. Parlo nel mio caso, il nostro piano si concentra principalmente su un'attività di promozione, oltre il 60% delle risorse sono state destinate alla promozione territoriale. Questo perché? Perché il territorio ha detto ok, abbiamo avuto già due esperienze leader, quindi sono stati creati, è stato sperimentato delle forme di alternative di turismo, bed and breakfast e altre attività, è stato realizzato grazie anche agli investimenti regionali, agriturismi. Ad oggi però abbiamo una necessità che poi chiaramente è anche attualizzata dal momento che viviamo, quindi del discorso economico, quindi crisi economica, la necessità di
farci conoscere, di spendere e di commercializzare le strutture da tutti gli operatori, quindi dal tessuto economico e sociale che abbiamo nel territorio. Quindi abbiamo destinato queste maggiori risorse a quel tipo di intervento. Altri GAL avranno destinato, secondo sempre da questa strategia e da quello che è emerso nel territorio, altri tipi di, cioè avranno destinato più fondi ad altri tipi di attività. È chiaro che qui mi riporto poi al discorso di questa autonomia, no? Nell'intervento. Promozione, va bene, facciamo promozione, il GAL cerca di aggregare, perché questo è un altro di quegli aspetti fondamentali che forse abbiamo, ed è una necessità che emerge proprio dal territorio, perché stando lì c'è la necessità di aggregarsi. Mentre prima si condivideva forse un individualismo, cioè tutti volevano andare da soli, ad oggi notiamo che nel territorio gli attori locali hanno bisogno invece di aggregarsi, e per far questo hanno bisogno di un aiuto, perché forse non hanno mai condiviso questo tipo di politica. E il GAL secondo me è lo strumento, perché permette in qualche maniera di aggregare, in qualche modo è già aggregato, ma lo permette ancora di più di creare questa aggregazione e di accompagnarla ad un processo. È chiaro, questo lo si può fare secondo me anche se, come diceva il Presidente Maderloni, se gli attori che compongono il GAL credono nel GAL, quindi lo vedono come uno strumento che è in grado di poter fare questo, di poter sviluppare appieno e crederci fino in fondo, progettare insieme, progettare integralmente quelle che sono le varie politiche, anche non solo il leader, perché qui stiamo parlando di una piccola porzione, ma il territorio ha anche altri interventi, anche altre programmazioni, e quindi anche quelle di cui siamo obbligati in un certo modo ad integrarci e ad essere complementari. E questo va bene, perché chiaramente questa integrazione permette di avere maggiori risultati, permette di avere anche maggiore valore aggiunto, però è necessario concertarlo, è necessario lavorare su un tavolo comune, la necessità di condividerli queste progettazioni, perché altrimenti se ognuno va poi per la propria strada, il GAL per carità è lo strumento e lo deve fare perché è obbligato a farlo, ma era obbligato in Monte anche la regione nel PSR già a demarcare, ad integrare, quindi noi a scalare non facciamo altro che... Invece con un'autonomia più gestionale, qui mi riporto anche all'ottavo pilastro, no, che è stato inserito, che è appunto questo decentramento gestionale e finanziario dei GAL, che è estremamente importante, perché adesso una delle caratteristiche molto spiccate che emerge nel territorio, è un po' che adesso l'abbiamo sperimentato, abbiamo parlato di AGEA, è quello di cercare di avere risorse, e oggi non è poco, cioè aspettare un anno e mezzo per avere un anticipo nell'ambito di certe procedure sicuramente non è una situazione che può essere congeniale a nessuno. Capisco che non è colpa della regione, capisco che ci sono dei sistemi che devono essere, però bisogna in qualche modo per tutti, perché in questo caso siamo noi un beneficiario perché stiamo vivendo una misura, ma in futuro lo saranno i nostri beneficiari, e ci poniamo ancora più nell'ottica dei nostri beneficiari. Se devono aspettare un anno e mezzo per un acconto, figuriamoci per la rendicontazione, considerati i tempi ridotti che ci abbiamo nell'attuazione, considerate tutte le problematiche, città amministrative, burocratiche che abbiamo, perché vabbè, non voglio dilungarmi, sono procedure, sono state imposte in quella maniera, cercheremo di adattarci tutto, però ecco, c'è in qualche maniera di sollecitare per poter addivenire una definizione che sia chiaramente a beneficio dei singoli operatori principalmente, perché veramente altrimenti rischiamo, come ha già detto il nostro Presidente, che a parte una programmazione fatta da 3 anni che ad oggi forse bisognerà rivedere perché non è più confacente, e questo lo percepiamo, ma rischiamo anche che molti beneficiari non riescono più a fare nemmeno quegli interventi che avevamo ipotizzato per procedure troppo pesanti, ecco, questo è il...